Eccoci qui in rigorosa diretta, amici sportivi. Buonasera a tutti voi con Rossonero Positivo, trasmissione ufficiale Virtus, un'ora e mezza insieme. Va bene, la scaletta la conoscete ormai alla perfezione, tanto da discutere la partita, ormai l'anticipo datato perché sono passati parecchi giorni contro il Cesena, tanto comunque da analizzare la sfida del Partenio già dietro l'angolo, iniziato il conto alla rovescia, una sfida che promette scintille. Non perdo tempo, verrò subito a presentarvi gli ospiti. Fabio Lombardi, che per la prima volta ci viene a trovare anche quest'anno. Ciao Fabio, ex arbitro, ex designatore arbitri, ben trovato. Grazie Enrico, grazie a voi. Grazie Grazie e contenti questa sera di avere uno dei nuovi volti della Virtus Lanciano, perfettamente integrato con i meccanismi e con lo spirito rossonero, direttamente dall'isola, via Verona, Daniele Ragazzo. Ciao Daniele, Buonasera. buonasera, contento di essere qui, Felicissimo. già perfettamente a tuo agio. Mi sembra che tu non abbia difficoltà ad ambientarti, Oh. tanto nel campo, tanto nello spogliatoio che negli studi televisivi, vero? Sì. Come ti trovi a Lanciano? Perfetto, benissimo. Già innamorato? Perfetto, sì. Innamorato della squadra di qualche bella ragazza. Ma io prima No, siamo venuti in innamorato, macchina insieme, no? Stava parlando con la innamorato. ragazza, quindi Ma non non si si dice. facessero illusioni da Mi devo casa. scusare perché sennò mi dicono che sono innamorato, non si specifica se sei con di un maschio o di una donna, perché adesso le cose sono pericolose. Va bene, non lo so, ragazzo, che No, gusti ha. Professore, bisogna essere rispondi. No, anche sono fidanzato. sei No. fidanzato. Va bene, va bene, va bene. Senti, allora, come salutarti? Con un aio? Come ci si saluta? Aio, Aio, dillo tu, proprio da sardo. Aio, aio. Aio. aio, ecco il nostro omaggio. Facciamo vedere da fondamentalismo frentano, così come ti hanno accolto. Aio, ragazzo, firmato A nel momento della tua firma, perché il Lanciano aveva bisogno di un giocatore come te. Che dire di ragazzo? Ti è impressionato, Fabio? Sicuramente, già domenica abbiamo visto la forza che ha nelle gambe, la forza di spinta che ha per la squadra. Probabilmente quello che serviva a questa squadra per essere un attimino più pesante lì in fase avanzata. Quindi un grosso in bocca al lupo per le partite che verranno, ma credo che abbia dimostrato già le caratteristiche, le capacità che può mettere in campo e l'aiuto concreto che può dare a questa squadra per togliersi soddisfazioni ancora più importanti da qui alla fine del campionato. Quindi tu pensi positivo, Ma sicuramente. anche se insomma, continuano a dire che al Partenio non sarà sfida playoff, ma sempre raggiungere Ma i 50 punti prima di inserire Ragazzo, che penso sia stato istruito molto bene nel tenere l'acqua cheta. Che ne accanto pensa il professore? del giocatore del No, 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 Lanciano. in genere di questa sfida playoff o no? È una sfida playoff, una sfida Guarda, il salvezza? Lanciano ha cominciato il girone di ritorno mantenendo fede alle promesse e a quello che aveva detto. Andiamo avanti, facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Dice il nostro modo di vedere, l'allenatore dice così che dobbiamo essere sempre molto cauti, molto attenti, non dobbiamo alzare la cresta più di quello che è necessario. E forse ha ragione perché racconta il finale dell'andata, quando dice, quando noi eravamo convinti che nessuno più ci batteva, abbiamo preso 3-4 schiaffoni e siamo tornati con i piedi per terra. Comunque, secondo me, in quel periodo c'era anche un leggero calo fisico. Adesso la squadra sta tornando ad essere quello che deve e che è, e quindi domenica ha dato dimostrazione che quando si è ricompattata nel secondo tempo, ha preso l'avversario per il collo, lentamente lo ha spinto nella sua metà campo, non gli ha dato più serenità di gioco e quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Il pareggio. Che se, secondo il mio modesto avviso, se fosse arrivato un quarto d'ora prima, vincevamo la La partita. partita si E poteva vincere. poi parleremo degli Sì, innesti. abbiamo tutte le immagini, tutti gli episodi. Ha voglia a parlare. D'accordo con quanto detto dal professore? D'accordissimo. D'accordo con quanto asserito da Lombardi? Come ha detto, sfida playoff o sfida solo per la salvezza? Ho detto, ma Per la insomma, quale salvezza. salvezza, no? Non credo proprio che sia una sfida per la salvezza, anzi sarà una sfida importante per il proseguo della stagione del Tu che Lanciano. dici? Anche secondo me. Oh, quindi ti stai sbilanciando anche tu? Uno spartiacque questa sfida al Partenio? Cioè fare punti pesanti, lì cosa significherebbe? Avvicinarsi ormai a quota 50, ma dare un segnale chiarissimo alla stagione. Infatti è una partita importante sicuramente. Noi cerchiamo comunque di andare là e fare la nostra partita. Cercare di fare il massimo di quello che sono le nostre aspettative e giocarcela sul campo. Poi i punti alla fine, se andrà bene, si vedrà. Punto Tu sei caricato al punto giusto? giusto. Quanta voglia di riscatto Tanta, in tanta. questa Dopo 6 parentesi? Hai mesi, tanta, tanta. sofferto lì a Eh Verona? sì, Hai
Abbastanza, quando comunque sei 6 mesi fermo non è magari una considerazione alta, non rendi quello che puoi rendere. Quando uno ti nomina, ecco, nomina ragazzo come un fan prodigio, perché ricordiamo, sui 17 anni, l'esordio in Serie A, 32 o 34 presenze nella massima serie con il Cagliari, anche 4 gol, insomma, e poi cos'è successo? Beh, è iniziato bene, però poi a lungo andare comunque sia anche sul fatto dello spazio, avevamo tanti attaccanti e loro avevano già un nome in più rispetto a me. Erano già giocatori titolati rispetto a me, quindi io dovevo solamente cercare di fare più esperienza e cercare di dimostrarlo. E suppongo che dovrò fare ora, perché è il momento giusto. È arrivato il momento giusto. Certo, entrare al posto di Matri a soli 17 anni, no, che bella responsabilità. È una bella soddisfazione pure, sì, è vero. Puoi andare anche a segno, vero? Sì. Benissimo, poi vedremo anche qualche tuo gol. Intanto, lo vedete in sovrimpressione, il sondaggio di oggi è: ragazzo Comi piccolo, secondo voi è questo l'attacco titolare? Poi ovviamente ci saranno delle variazioni che apporrà mister Baroni, ma usando i lumi della ragione, è questo l'attacco titolare? Il numero lo vedete in sovrimpressione, 338 311 40 88. Dici tanto sì, si aumenterà il nostro grafico, no, di conseguenza subirà modifiche il nostro grafico, non so, la stessa cosa. Secondo te? Questo è l'attacco giusto, questo è l'attacco che serve per forare le difese avversarie, questo è un attacco che serve alla squadra per poter andare in gol, e l'ha dimostrato venerdì sera durante tutto l'arco del secondo tempo, perché nella prima frazione di gioco il Cesena sì, abbia fatto una bella impressione a tutti quanti, però è stato anche il Lanciano in una fase un po' più coperta. Il secondo tempo, con la spinta sulle fasce proprio di Ragazzo, credo che abbiamo messo in difficoltà ampiamente il Cesena. E non sottovaluterei la forza del Cesena, del collettivo del Cesena, che è un collettivo di primordi. Qua tutti parlano di salvezza, tutti parlano di quota 50, ma credo che qualcuno tra queste squadre che stiamo menzionando fino adesso sicuramente i playoff se li giocherà con estrema tranquillità, perché il Cesena è anche una squadra ben messa in campo, con dei nomi di rilievo. Ragazzo, Comi e piccolo, questo è l'attacco titolare? No. Sto cercando una risposta scontata da parte tua. No, non lo so, infatti... Queste sono decisioni che aspettano il mister e lui saprà chi mettere in campo, quindi noi ci aspetta solamente fare quello che dice il mister. Hai trovato però una sana competizione. Sì, quello sì, è vero. Tutti attaccanti titolati, tutti attaccanti pronti all'opera, però al servizio della squadra, quindi non ci sono in qualche... cioè solo, insomma, piena armonia, lo diciamo. Sì. Professore, sul sondaggio? Sul sondaggio? Ragazzo Comi piccolo. E questi tre denti? No, i giocatori mi piacciono tutti e tre, tutti, sa, piccolo ho sempre stimato molto per le sue capacità, gli altri due li devo vedere ancora all'opera. Quello di contro il Cesena è stata una partita vera ma non completa per poter dare un giudizio sereno sulle capacità. L'attaccante che ha fatto il gol mi è piaciuto per quel gesto tecnico che gli è riuscito al trentesimo del secondo tempo, va, trentunesimo, e lui soprattutto per la vivacità che ha portato, per quel brio in fase d'attacco che molte volte sì, ce l'avevamo, ma era come se fosse un pochettino rallentata tutta la manovra. Ma bisogna dire che quando è entrato lui, intanto era entrato anche Paghera, il centrocampo ha ripreso un aspetto diverso, più razionale. Quelli non sono più venuti avanti, non perché non volevano, perché non hanno più potuto, abbiamo avuto più possesso, migliore gioco, e forse potevamo, il tempo sarà mister Barone a fare gli accorgimenti giusti, approfittare meglio quando si allargava sulla sera, andava sulla linea di fondo e poi rimetteva dentro, siccome lo farà, perché quella è una sua caratteristica, bisogna preparare chi poi vada ad ingocciare sta palla e chi poi in queste situazioni non sbaglia la conclusione, perché sa quanti tiri sbagliati abbiamo fatto. Intanto andiamo a vedere cosa hanno scritto sul Lanciano, vediamo un po' di rassegna stampa. Una prodezza di Comi regala il pari al Lanciano, perché prodezza è stato. Poi l'attaccante nel finale replica il vantaggio del Cesena nel primo tempo, ancora Baroni ingenui sul loro gol, bravi a saper reagire. Analizzeremo tutta la partita sequenza dopo sequenza. Comi rimette le cose a posto, meraviglia di Comi, pari rossonero, Cesena, c'è Belingheri, poi Comi da spettacolo e il Lanciano rimedia, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Super Comi,
gela il Cesena e ancora il Corriere dello Sport, magia di Comi, gioia Lanciano, Bisoli avanti con Belingheri nella ripresa, Succi fallisce il raddoppio, il figlio d'arte si inventa un pari capolavoro. Ricordiamo figlio d'arte perché Comi è figlio di Antonio Comi, attualmente nello staff del Torino se non sbaglio. E ancora andiamo avanti, ecco il resto del carrino, vediamo cosa scrivono proprio direttamente da Cesena. Il rimpianto di Bisoli, gran gara, solo una prodezza ci ha frenato. Sì, una prodezza, ma non scordiamoci però la pressione rossonera per tutto il secondo tempo, e la prodezza il Lanciano se l'è cercata, e fin qui siamo assolutamente tutti d'accordo. Ancora Belingheri, un buon punto, ma un po' di rabbia rimane, quindi più tranquillo Belingheri. La domenica successiva Belingheri. Belingheri. Un'altra volta, quindi è abituato a fare i gol, a Pescara ne faceva pochi, tanto è vero che l'hanno mandato in trasferta, l'hanno mandato via. Però poi il Corriere, il Cesena lascia due punti in pochi secondi, è vero, il gol che è stato salvato da Sepe, prodigioso l'intervento di Sepe, e poi è arrivato il gol del Lanciano sulla susseguente azione. Ancora Belingheri rincuora Succi, segnerà contro il Palermo, perché il Cesena riceverà il Palermo proprio nel prossimo turno. Ancora Succi fallisce, Comi punisce. E questa l'estrema sintesi della partita, decisivo l'errore di Succi, l'errore o la gran parata di Sepe. Cesena, pareggio amaro a Lanciano. Questo è il Corriere di Cesena, Corriere dello Sport. Avellino, operazione Partenio, fresco fresco questo di oggi, dopo tre turni senza vittorie arriva il Lanciano, è l'ora di tornare al successo. La foto di mister Rastelli, ma guardate in alto a sinistra, spareggio playoff. Il Corriere dello Sport parla di spareggio playoff. Si continua invece in casa rossonera, ma anche in casa irpina, a parlare solo e sempre di spareggio salvezza. Va bene, lo scopriremo solo vivendo. Quando si suol dire. Quanti segnali ancora deve dare questo Lanciano? Non lo so, chiedilo al ragazzo. Ma noi quanti punti abbiamo? La classifica che dice? La classifica che dice? Vediamo anche la classifica, la classifica. È di facile. Guarda quanti segnali abbiamo dato finora. Di facile a furia di dare segnali, adesso ci scopriamo completamente, stiamo segnalando troppo. Quindi proprio nudi alla meta. Li vogliamo, nudi alla meta. Fabio sulla classifica e poi Daniele Ragazzo sulla classifica. Ma niente, io volevo riprendere la considerazione che faceva prima il professor Spadano. Il Lanciano nell'ultima fase del girone di andata è una squadra che era stata scoperta dall'avversario, in modo di vedere. Noi in questo giorno di ritorno ritroveremo una squadra che per molti sarà un'incognita, perché la posizione di Ragazzo sulla fascia probabilmente è l'unico elemento che ci dà la possibilità di saltare l'uomo, perché fino ad oggi è lui l'unico che abbiamo visto saltare l'uomo in una fase offensiva e poi rimettere al centro. Quindi probabilmente tutte le altre squadre che andremo ad incontrare troveranno una squadra ancora diversa rispetto all'ultima che hanno trovato nel giro di andata. Ma anche noi troviamo quindi degli imprevisti. Anche Cesena, quando è venuto qua, era venuto con due o tre elementi nuovi. Esatto. Uno non era stato impegnato, ma Belingheri per Belingheri, però, sì, è uno degli elementi. Abbiamo un potenziale d'attacco che è ben altra cosa rispetto a quello che abbiamo visto. No, che, guardate, il nostro con una difesa che scopre un altro elemento in più che Ferrari. Altro elemento non da sottovalutare. Perché ma lo avevamo già visto nella precedente partita. Esatto, ha dimostrato di avere. Sì, ma era un giocatore che ben conosceva le quindi capacità. Mentre il girone di andata, verso la fine, gli avversari avevano preso le misure a Lanciano, adesso lo shakeraggio, cambiati i valori e cambiati gli interpreti. A mio avviso è questa oggi l'arma in più e la sorpresa di questa squadra. E la sorpresa di questa squadra. Tu hai seguito attentamente il Lanciano nel girone di andata. Sì. Stavi seguendo. Il girone d'andata ha fatto tutti i punti, alla fine li ha fatti il girone d'andata. Noi abbiamo fatto finora solo 4 punti, che sono già importanti. Però il girone d'andata, visto il Lanciano, è stata una sorpresa per tutti, soprattutto anche per me, perché non mi aspettavo tutte queste, cioè, un girone d'andata così. Se lo sono meritate, perché c'è il gruppo, c'è squadra, si vive bene. E qui stiamo vedendo proprio le immagini che riguardano tutti gli interventi, gli inserimenti di Ragazzo. Come stai giudicando queste prime apparizioni in rossonero? Come ti senti? Come ti senti anche nell'impianto di gioco di mister Baroni? Dimmi un po', Daniele. No, comunque così a sinistra mi trovo bene, comunque a tre punte, perché sono libero di puntare l'uomo, oppure quello andare in superiorità numerica, quindi in questa posizione è la mia, preferita. L'intesa con i compagni? No, c'è, una buona intesa, soprattutto anche con Mammarella, che lui è uno che sovrappone tanto, mi aiuta tanto anche in fascia, quindi
anche come, uno che combatte. In questa occasione avevi cercato di assisterlo di testa, eh? Sì, sì. Quindi, è chiaro, in tutti i modi. A mio avviso, con l'ingresso suo in campo, Comi gioca più centrale, perché Comi il primo tempo era costretto a venire a prendere il pallone. Qua. Il giocatore che sta dietro a Comi lo spinge vistosamente. Mi sembrerebbe l'azione di prima. L'azione di prima? Sì, l'azione di prima, perché Comi arriva sul pallone che è sbilanciato, si trova un po' sotto la sfera, che lo spinge, ma lui fa... per prenderlo non riesce bene. All'altro passaggio invece, lui, devo rivedere come che quando entra, guardate quello che lo marca, lo spinge completamente dietro la schiena, lo sbilancia, non adesso, quello, eccolo qua. Ah, quindi sbilanciato da un colpo da, sì, sulla schiena da dietro? Sì, sì. Poi che gran gol quello di Comi, che rivedremo con particolare attenzione. Qual è la caratteristica? Non qua. Quello? Era quello, l'episodio, va bene, comunque è difficile pretendere qualcosa in più. Qual è la caratteristica che più ti ha impressionato in modo favorevole di questa piazza e di questa squadra? Beh, innanzitutto la tranquillità che trasmette il gruppo, e anche i tifosi alla fine sono sempre con noi, presenti. Soprattutto la squadra, il gruppo. Che arrivare subito e trovarti bene con un gruppo è una cosa fondamentale per un giocatore. È stato difficile portarti a Lanciano, com'è andata? Raccontaci qualche retroscena. No, mi è arrivata la notizia che Leone puntava su di me, che ha chiesto di me io. Da quanto tempo? All'inizio di gennaio, la metà? Metà gennaio già è arrivata la notizia, quindi ho detto subito voglio andare a giocarmela, andare a dimostrare. Quindi senza riserve, ma c'erano altre squadre che puntavano sul ragazzo? Qualche squadra di Serie B, ma ho scelto io di venire qua. Non... Perché? Secondo me, ho pensato dentro di me, potrebbe essere la mia piazza, ha visto il gioco, mi parlavano bene pure del gruppo, mi hanno parlato bene del gruppo, quindi quando c'è il gruppo è la cosa più importante. Conoscevi Lanciano, proprio la città, mai stato qui? Mai. Prima impressione? Bene. Ci fa piacere, eh? Che ci rimarrà, per grandi avventure. Prego, prof. Volevo dire una cosa a proposito, sì, della tifoseria. Lui ha fatto un'affermazione, i tifosi sono sempre con noi. Volevo sottolineare, perché pochi l'hanno notato, che i nostri tifosi, quando Berlinghi era segnato, sono tornati con la palla al centro, lo hanno applaudito. L'unica cosa che non mi piace di questa tifoseria, da qualche tempo comincia a buttare i razzi, stanno prendendo un pochettino... diciamo lo stile meridionale. Prima che entra la squadra arrivano questi colpi, diciamo, al buio. 5.000 euro la multa per, no, il Lanciano. A parte... guardate però che coreografia eccezionale, sì, veramente. Ma volevo dire, questi che hanno tante qualità si debbono perdere in un bicchiere d'acqua. Facciamo festa quando la squadra esce, se abbiamo vinto, facciamo gli spari quando non ci sono più i giocatori, perché a parte la multa non mi piace se si incrina la fiducia anche di quanti ci osservano a proposito di questa tifoseria che dovunque va non crea mai fastidio, solo il tifo. È vero, sono stati buttati in campo 3 bengala e 3 petardoni, mettiamola così, però è a norma di regolamento. Ma il regolamento ci dice male. C'è la multa e quindi va bene. Sulla tifoseria, Daniele? Hai avuto già modo di incontrare i tifosi in giro per la città? Sì, qualcuno ha già magari anche parlato, ci sta per strada, ti incontri alla fine con tutti. Mi è sembrato tranquillo comunque, non c'era niente di... Avete l'azione del nostro portiere che paga quel tiro quando rimane a tu per tu con il gioco? Certo, infatti stiamo vedendo tutte le immagini prima di segnalare, ma vedremo dopo la pubblicità episodio per episodio. Perché c'è un motivo importante. In genere, in un'azione del genere, il portiere perde le staffe, va subito e si precipita. Il nostro portiere è stato calmo, è rimasto sulle gambe, non si è tuffato, finì quello non ha calciato. Questa è una caratteristica di Sebe. Non è una caratteristica, questo è come si deve fare. Gli altri vanno per istinto, vogliono subito, no, vediamo quello che fa. Ha avuto, perché in quel momento rimanere freddi, sì, la caratteristica, a chiacchio, ci devi stare là a farlo. No, però è una caratteristica proprio di Sepe, che fa sembrare tutto semplice, sì, e tranquillo. Semplice, difficile dire paratona di Sepe, no. Quando invece qualche altro portiere avrebbe fatto qualche gesto più spettacolare. La sua sia una tranquillità da leader dietro una difesa. Perché in qualsiasi azione... Sì, ma rimanere andare avanti con le gambe piegate e aspettare che lui tocca la palla, non è da tutti, nemmeno di grandi portieri di Serie A. Io credo che abbia fatto una cosa simile, se non ricordo male. Una cosa, se un'azione di contropiede
a Reggio Calabria, stessa Covina. Quindi ha avuto un'ottima scuola come per stare in mezzo ai pali. Io da queste azioni qua invece vorrei farvi capire che probabilmente è qua che cambia la squadra del Lanciano nel giro di ritorno. Perché noi abbiamo oggi la possibilità da sinistra e da destra di saltare l'uomo e di crossare al centro dell'area di rigore. E Comi, secondo me, dimostra di essere con quel gol sicuramente un uomo d'area di rigore. Tra l'altro, prima leggendo qualche trafiletto degli articoli là, si parlava del secondo tempo, ma non dimentichiamo tutte le azioni da gol che abbiamo avuto anche nel primo tempo. Casarini, Comi, due o tre azioni da gol abbiamo avuto. Se vogliamo, in porta abbiamo tirato più noi che il Cesena. Comi cercato più volte. Però cos'è cambiato tra primo e secondo tempo? Il Nesso di Ragazzo ha dato una spinta molto più marcata. Ho una mia idea che il primo tempo probabilmente si voleva un attimino conoscere più il Cesena e ci si è coperti con Di Cecco in aiuto a Mammarella. Nel secondo tempo, necessità virtù, dovevi attaccare, dovevi raddrizzare la partita. Completamente il centrocampo vuoto. E sei stato costretto a cambiare qualcosa a centrocampo e con lui che ti dà più spinta sulle fasce riesci a mettere palla a centro. Per il numero 17. Non è con la presenza... Ma il numero 40 che era Berlinguer, il 17 che mi pare che fosse Alessandro De Frel. Hanno corso per 20 minuti senza mai essere scontrati, nessuno gli diceva niente. Sì. Vi siete sentiti in difficoltà col Cesena? No, ma lui, per gran parte della... lui è andato in prova il Cesena è in difficoltà. Comunque nel primo tempo l'hai vista bene dalla panchina la partita. Ci sta comunque che il primo tempo anche comunque ci sono anche gli avversari in campo, quindi non è facile. Da fuori magari parlare è semplice, però per me che la vivo dentro non è così. Ci sta che magari il primo tempo eravamo un po' timorosi, ma non timorosi neanche. Magari dovevamo conoscere ancora loro, anche se già li conosciamo, però al momento non è facile. Siamo andati un po' così, poi al secondo tempo comunque tutto ha girato. Ha rimesso... Non solo per l'ingresso dei singoli, ma perché ha girato tutto. Cambiata mentalità, abbiamo cambiato tutto. Voglio vedere come il sondaggio, non so se già possiamo vedere qualche proiezione, Ragazzo come piccolo, e questo secondo me l'attacco titolare, il 75,0% dice sì, l'8,3% afferma che non potrà essere questo l'attacco titolare, 16,7% non so. Lo stesso numero che vedete in sovrimpressione potete utilizzarlo sia per mandare sì, no, non so, e si alimenterà o meno il sondaggio, ma anche per degli sms che io leggerò in studio. Quindi volete chiedere qualcosa a Fabio Lombardi, ex arbitro di provata fame? A proposito, Daniele, il tuo rapporto con gli arbitri, sei un tipo da giallo facile facile? No, finora no. Sei molto corretto. Sì. Come il rapporto con gli arbitri in campo, senza problemi, di reciproco rispetto? Sì, sì. Professor Spadani invece ultimamente ha molto da ridire nei confronti degli arbitri, ma ne parleremo di tutto questo dopo la pubblicità. Però Fabio Lombardi è stato un grande arbitro. Di altezza sì. Il problema è che ero allenato da lui, ecco, adesso oggi scopro il limite, probabilmente. Già. Quindi nasce da lontano, vedi, questa è una pecca che nasce da lontano. Lo dicevo da tanto tempo. È un difetto ab origine. Noi avremmo avuto bisogno di avere sulla nostra zona uno che guardasse con occhi diversi i ragazzi che questa sezione manda in giro. Si allenano con molta serietà, sono bravi e competenti. Lui ed altri che sono stati alla guida di questa sezione finora hanno fatto sforzi enormi per mettere qualcuno in evidenza. Non ci si riesce. Abbiamo bisogno di avere qualche arbitro che sia... Vada su in A e poi vedrai quanti ragazzi buoni anche da questa piazza escono. Va bene, ci fermiamo della pubblicità e nel frattempo assaggiamo il buon mirto che ci ha portato Daniele. Va bene? Va bene. La bottiglia di mirto che abbiamo in frigo. Per il porcetto sardo la prossima. Va bene? Pubblicità, un minuto. Filuferro. Lui lo sa che cos'è? Mirto. E il? Mirto. Il filuferro si chiama. Sì. Che è una grappa che mettono sotto attaccati, un alcol molto forte, che sì. Nascondono e lasciano fuori con un pezzo di ferro. Quando vai, quelli che stanno a pascolare, che poi sono molti ragazzi laureati, ingegneri, che hanno le pecore, stanno là e fanno il formaggio, te lo vanno a prendere se sei simpatico, però è molto... Io non sono un intenditore, però tutte le persone che l'hanno assaggiato dicono che è buonissimo. È buonissimo. Certo, quando ne parli ti brillano gli occhi, certo che i sardi sono incredibili, che attaccamento alla terra, al continente, anzi al continente, ho detto bene? Continente. Lo slang per continente, pubblicità.
Eccoci qui, noi torniamo con Rosso Nero Positivo. Allora arriva qualche messaggio, alimentate il sondaggio, alimentate i messaggi qui in studio. Con Ragazzo e Comi andremo lontani e sicuramente avremo rigori. Fino ad ora ricordiamo che il Lanciano è una delle poche squadre nel pianeta calcio mondiale a non aver usufruito nemmeno di un rigore. Meno male, meglio così, andiamo avanti senza rigori. Senza rigori. Poi Enrico, in relazione al sondaggio, secondo me sì. Saluti da Roberto e Kevin di Fossa Cesia. Un saluto a tutte e due. Poi con Ragazzo, Comi e Piccolo andremo lontano e sicuramente avremo rigori se Daniele con i suoi dribbling si accentrerà in area. Forza Virtus, i playoff ci aspettano. Firmato Franco. Ancora il Lanciano Cesena, si parla sempre di gol sbagliato di Succi e nessuno dice che abbiamo Luigi il fenomeno tra i pali. Grande Sepe, è stato ribadito poco fa. Se quel gol lo faceva Messi ne avrebbero parlato in tutto il mondo. Però poi ce l'hanno dato come il miglior gol della settimana, l'hanno fatto rivedere in tutte le trasmissioni, è caricato sul web, l'hanno messo anche all'infinito. Ieri sera, dopo, durante una partita, improvvisamente è apparso di nuovo il gol del Lanciano, non so per quale motivo è apparso così. È giusto per far godere un po' di gente. Fate. Poi buonasera, secondo me questa sera avete proposto un sondaggio antipatico, i giocatori sono tutti bravi e meritevoli, avanti tutta, avanti Virtus. Ma lo sappiamo che sono tutti bravi e meritevoli, però l'abbiamo buttata lì, insomma, è bello anche, è mica la fine del mondo, non ci sembra di poter suscitare il dispiacere degli altri, abbiamo buttata così, giusto per sapere, no? Non bisogna essere suscettibili nella vita. Esatto. Tu che carattere hai, Daniele? Come ti definisci nella vita e poi in campo? Ah, sono un po' permaloso. Sei permaloso? Ma leggermente, allora, non tanto. Stare attenti come parliamo. No, dai, abbastanza tranquillo. Solo un pochettino permaloso, ma il resto... È un po' cocciuto come la gente della tua terra? Quello sì. Anche cocciuto. Tenace? Ecco, forse meglio tenace che cocciuto. Meglio tenace che cocciuto. Spiritoso? Anche. Sono gli occhi nostri. Sei un allegro? Allegrone, sì, sì. Un allegrone. Va bene, vogliamo rivedere proprio l'episodio del gol del Cesena? Che errore c'è stato? Se c'è stata qualche... Il gol che abbiamo subito. Il gol subito, eccolo lì. Che errore c'è stato? Guardatelo attentamente. Dove sta l'errore? Ma c'è un gol preso, da fallo, laterale. Ma bisognerebbe vedere come arrivano questi. Arrivano senza marcatura, fin là sotto. Secondo te, Daniele? È stata una piccola disattenzione, ma... Forse è scappata la palla dalle mani del portiere, forse. E scappiamo proprio però, a vedere. Ma ne parliamo lui. Proprio in modo molto come soft. Come acqua passata. Bravo. Vedi, lui arriva, forse arriva, sembra che lo sapeva e segue tutte le azioni, perché quante volte ha fatto queste passeggiate sotto e sopra il primo tempo. Poi non l'ha potuto fare più, però. Quindi anche una piccola imperfezione nell'intervento. Secondo me di Sepe, eh? Sì, comunque difficile perché lui stava già sulle gambe, era un metro, bravo, era vicino, quindi il passaggio è stato arriva, però sto pallone tagliato dentro, lui arriva di corsa perché mica è Sant'Antonio che è stato dappertutto. E poi vogliamo vedere invece, ecco, vediamo l'ultima volta, vedete questo pallone che viene intercettato male perché praticamente assiste, ecco. Passa tra le gambe del suo compagno di squadra, di nostro squadra, e poi per Belingheri è un gioco da ragazzi mettere del sacco. Poi vogliamo vedere il gran gol, che bello, di Comi, che è il gol della settimana. Ne ha fatti di così belli, ragazzo? No, così no. Mai? Il gol più bello che hai segnato tu? Sabato, ad Avellino. Eccolo qua. Quindi mettiamo al futuro quello. È stato Vercelli l'ultima partita di campionato, forse. Mm. Quello che mi ha magari entusiasmato di più. Come hai fatto quel gol? Palla in mezzo, stoppato la palla, saltato l'uomo e poi l'ho piazzato. Invece su questo gol, Fabio Lombardi, hai detto già da attaccante di razza, perché nonostante la pressione di un avversario, trovare il pertugio, insomma mirarci... No, ma la determinazione era andare a cercare quel pallone, avanti, che, bravo, va incontro al pallone. Torna avanti, va verso la palla. Questo è un gran bel gol veramente. Questi sono anche quei gol che danno una carica ai calciatori, e qui Daniele mi può confermare se sto dicendo una cosa poco corretta. Ma in un'altra occasione anche lui si era già girato e la palla gli è stata tolta quasi sui piedi da un altro giocatore, da un avversario. Comunque stava cercando il gol fin dal primo tempo. Sì, dobbiamo dare atto che ha cercato, bravo,
con tanta personalità il gol. E secondo me nel secondo tempo lui si è trovato ancora meglio perché riceveva palloni da destra e da sinistra. Al contrario che nel primo tempo era costretto lui ad andare incontro per cercare il pallone. Per cercare. D'accordo Daniele? Sì, lui è sempre nel momento giusto, cioè nel posto giusto al momento giusto. Lui è sempre là, un attaccante d'area. Ed è marcato quando va a cercare il pallone. Va bene. Certo, trovando 5-6 gol di Comi, 3-4 gol di Ragazzo, Piccolo si è già sbloccato, ma a raggiungere anche 4-5 gol facendo la somma può diventare un attacco, non dico mitraglia, però che ne pensa Lombardi e che ne pensa Ragazzo? Che mancano comunque l'appello ai gol della difesa, perché i calci d'angolo ne battiamo prestamente, via dicendo, no, Ferrario che è arrivato. Con le difensori facciamo con gli attaccanti. Io sono sempre più convinto che questa è una squadra che ha tante tante possibilità in più in avanti, ma comunque una squadra che può cambiare schema di gioco durante la partita, e il secondo tempo l'ha ampiamente dimostrato. Vai. Cosa che prima non poteva fare. Questa è l'idea che mi sono fatto io nel vedere il secondo tempo della, hai visto tutte le partite? Del Lanciano, sì, le ho viste tutte quante. Quindi è un'idea, insomma, che è sorretta. Non ne ho persa nessuna, me ne vedo anche il sabato a casa in televisione, quindi non sono uno che va in trasferta, però non va in trasferta. No. Avellino è vicina, non è poi tanto lontana. Perché... Ma purtroppo due figli che seguono come me con grande passione, quindi se parte papà devono partire pure i ragazzini. Siccome il sabato è ancora periodo di catechismo e quant'altro, stiamo a casa. Quindi capito, preferisci il catechismo alla Virtus. Già questo è peccato mortale. No, il catechismo per i bambini. Beh, ci sono altri impegni. Va bene. Senti, invece le tue caratteristiche, come ti definisci? Ma io sul brevilino, magari rapido sul brevilino, in allungo non tanto. Poi sull'uno contro uno penso che sia l'arma migliore. Sei innamorato però del pallone o te ne liberi facilmente? Ti piace dribblare a più non posso oppure... Qualche volta sì, ci qualche sta, volta esageri? Sì. Ma qualche volta. Comunque solo gli attaccanti, volta. Un po' di egoismo c'è tra gli attaccanti, quindi, ma l'importante è che sia soltanto giusto. Il giusto. Senti, i giudizi sugli arbitri, almeno in queste prime battute che ti vedono da protagonista, come sono? No, tra io fino ad ora, comunque, tutti gli arbitri che abbiamo avuto, non è andato tutto bene alla fine, perché non c'è stato nessun... niente da reclamare, diciamo, quindi perfetto, va bene così. Quindi li assolvi. Adesso, sì. Professor Spadano, che c'è qui un rappresentante della categoria, ma anche autorevole. Ma ci abbiamo l'azione da farvi vedere. Guarda, ecco, abbiamo questa azione che è sfuggita a molti. Ringraziamo Enrico Ciannamea per avercela fatta notare. Guardate attentamente la posizione e il fallo su Comi, guardate. Allora, facciamo la moviola con un fischietto, con un ex. Quello l'ha preso così, l'ha abbracciato. Ecco, Fabio Lombardi, qui siamo al nono del primo tempo. Sarebbe stata un'azione o un episodio che avrebbe segnato sicuramente la partita. Ma l'ha abbracciato, l'ha preso come il rugby. Ma guarda, io ti faccio due considerazioni. Allora, la prima prospettiva, quella dell'assistente numero uno, non può vedere quel calciatore perché è posizionato sul penultimo difendente ed è coperto in tondo. Completamente, sì. L'arbitro, secondo me, volta lo sguardo verso chi batte il calcio di punizione. Quando si gira se li trova entrambi a terra. È troppo tardi. Quindi, a mio avviso, nessuno vede niente. Vi dirò di più. Nemmeno noi, probabilmente Enrico, se tu stai sopra la testa mia, cioè, in tribuna, sì, abbiamo notato questo episodio. Quindi, che sta sotto la tribuna, l'hanno fatto notare a posteriori. Nemmeno quello sotto le tribune. No, nemmeno quello sotto le tribune. Allora, non hai visto... Però era rigore? Non hai visto questo? Beh, a vederlo così sembrerebbe rigore. No, Daniele? Così. Allora, non hai visto qua, non hai visto la spinta a Tergo che ha buttato il giocatore là dentro... Che bisogna fare? Bisogna sparare. No, assolutamente. Volevo dire che lui deve fischiare, almeno a dirgli là, le mani tienono a posto, stai fermo, niente. Ma va. Comunque questo è sicuramente stato uno di quelli che hanno meglio controllato la partita. Uno Mariani. Anche qualche altro è stato bravo. Nella partita invece che avevamo fatto l'altra volta con il Brescia, l'altro arbitro ha lasciato molto, ma molto al desiderare. Però, allora, questo è un episodio che possiamo comunque mettere da parte. Era calcio di rigore al nono del primo tempo. Sarebbe stata sicuramente un'altra. Vabbè, ma non, un'altra, non si danno in questa stagione. Poi invece seguiamo, proprio estrapolata dalla nostra telecronaca, quest'altra vicenda. È il 46esimo, il Lanciano ha cercato fino alla fine di far sua la partita. Vediamo.
tutto il cuore, tutta la forza per cercare di ottenere quantomeno il pari. Ecco, chi lo sa cos'è successo, perché hai dato adesso calcio di punizione se il pallone era al ragazzo? Mariani di Aprilia, con presenze anche in Serie A, non conosce la norma del vantaggio e questo è un guaio, soprattutto... Ecco qui, dalla telecronaca, il sottoscritto con Luca Frattura. Se non ricordo male eravamo al 46esimo. Quindi al 91esimo, quindi credo che abbia abbondantemente dimostrato fino a quel punto di conoscere bene, di conoscerla anche molto bene la norma del vantaggio. Quindi l'episodio finale, è un episodio, Enrico tu sei meglio di me, basta un attimo, basta veramente un attimo. Probabilmente lui è il primo a voler ingoiare il fischietto nel momento in cui hai messo quel fischio. Questo è chiaro, è inutile rifugiarsi dietro stupidi commenti che non servono a nulla. Okay. Probabilmente se ne reso conto. Ha sbagliato e basta. Dentro il sistema, visto che in tutti gli altri giochi, il rugby che è confuso, la palla a volo, la palla a canestro, hanno messo riprese televideo dappertutto e in un istante a palla a canestro che è così veloce. Io non ho capito il motivo per cui nel calcio, dove stanno inventando, non più, quando prima saranno 8, 10, 15 persone in gamba e meno spettatori sulle tribune, tutto a controllare la partita, e poi quando succede qualcosa non si rivede, non si lascia. Mi fa piacere che mi fai questa domanda questa sera, perché probabilmente è bene chiarire una cosa: non è il mondo arbitrare, non è l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, che non vuole la moviola in campo. L'AIA recepisce ciò che la FIFA promuove ogni anno nelle varie riunioni che fa prima di iniziare la stagione, quando emette le circolari numero 1 e roba del genere. Quindi l'AIA non fa altro che recepire, ma se nessuno porta la moviola in campo, noi non possiamo essere noi i fautori. Allora, tra l'altro, professore, lei insegna che siamo noi primi ad essere contenti qualora c'è qualche strumento tecnologico che aiuti. Io dico che quelli che stanno in alto non vogliono perdere il controllo della situazione. Qualche altro dice no, non è vero, perché quelli, tu allora sei a favore, sei, no, non sono né a favore né contro. Vorrei maggiore lealtà sul campo. Quelli che io penso male, che non è vero. Come non è vero? Come, non è vero che non vogliono le squadre che hanno un certo numero di abitanti perché il gioco è poco? Punto interrogativo. Non è vero che quando io mi trovo contro il Palermo c'è un'azione confusa, il fallo del Palermo non è mai mio? Certo, come il Palermo che ha vinto è una cosa attestata. Sabato su calcio di rigore inesistente. Non è, e cosa, non è? È vero. Cosa dice? Fabio Lombardi ha visto tutte le partite. Ha visto, immagino, anche tanti episodi che riguardano la Serie B. Mi viene una squadra a caso, la capolista, il Palermo. Come spiega certe situazioni? Come spiega che il Lanciano, ad esempio, non ha mai avuto un calcio di rigore a favore, nonostante qualche episodio dubbio ci fosse stato? Cioè, ma esiste veramente questa sudditanza psicologica? Esiste un pizzico di malafede? Esiste la squadra di provincia danneggiata? Giusto en passant, perché non dilunghiamoci su questo argomento. Assolutamente. La malafede non esiste assolutamente. Idea. Esiste comunque la possibilità che un arbitro possa sbagliare. Così come possa sbagliare un calciatore nel mettere dentro una palla che sembra scontata a tutti, l'arbitro anche lui può sbagliare, ci mancherebbe altro. È un uomo, deve decidere una frazione di secondo, è giusto anche che sbagli, guai se non dovessero sbagliare, ma la malafede è molto più assoluta. Tra l'altro ti dico di più, tutti questi ragazzi che stiamo vedendo a Lanciano sono tutti ragazzi che tra l'altro io conosco ampiamente per averli gestiti come organo tecnico quando ero designatore nell'interregionale, sono tutti ragazzi che ogni domenica sono visionati, quindi sono tutti ragazzi che al termine della gara, sotto esame, hanno un osservatore, spesso e volentieri a Lanciano abbiamo l'organo tecnico della Serie B che è il designatore, che è Domenico Morganti di Ascoli Piceno, che spesso e volentieri è qui a Lanciano a vedere gli arbitri. Questo a dimostrazione anche che sulla squadra di Lanciano non è affatto vero che non ci siano arbitri di rilievo e di categoria e di spessore, per cui se li vieni a vedere a Lanciano, perché probabilmente questa è una piazza dove puoi valutare anche l'arbitro con tranquillità, perché è una piazza che il pubblico, il tifo, ti concede tutto, ma per il semplice fatto che è un pubblico che apprezza la squadra avversaria, apprezza gli arbitri, ne capisce di pallone, perché diciamocela tutta, non è detto che perché non gridiamo, non facciamo clamore dalle curve, certo, siamo persone che non capiscono di calcio. Assolutamente. Noi siamo meridionali, probabilmente, come dicevi prima, perché abbiamo calore meridionale, ma comunque abbiamo una competenza che di calcio ne abbiamo da vendere. Probabilmente abbiamo la competenza del nord, perché probabilmente al nord si gioca più con tecnica e non con l'agonismo in campo. Chiarissimo Fabio Lombardi. Il motivo è questo, che abbiamo avuto ottimi presidenti che ci hanno dato anche all'interregionale, in Serie C2, in Serie C1,
grosse squadre, giocatori tecnicamente molto validi, cioè non è che andava per l'ultimo scarpone che arrivava. Comunque, ci per uscire si è creata una cultura calcistica importante di primissimo piano. Daniele, allora confidiamo nei tuoi dribbling. Mi raccomando, già da sabato fa un dribbling di più. Dai, cercati questo calcio. Cercati questo calcio di rigore, mettiamo tutti d'accordo, va bene? Oh, l'impegno non mancherà. Non mancherà. La più importante. Senti, il rigorista chi potrebbe essere? Lo facciamo, cioè, almeno Comini non batte bene il rigore, non l'ho visto ancora. Ma Casarini pure. Casarini pure. Ragazzo, con i calci di rigore? Primavera li battevo io, primavera. E poi cosa succede? Poi no. Poi niente andiamo, più. Andiamo incontro alla primavera. Perché... Andiamo incontro alla primavera, quindi può essere la stagione adatta. Fuori. Va bene, senti, da lontano con i tiri da fuori, come stai messo? No, no, qualche volta ho avuto qualche punizione, ma sì, giusto al limite dell'area. Da lontano non... E come è andata a finire questa punizione al limite dell'area? La parata del portiere. La parata del portiere oppure occhio alla curva? Occhio alla curva. Allora no, vai con i dribbling. Sentiamo mister Baroni, cosa dice sui nuovi, via. Ma ragazzo sta benissimo, ed è non a caso quando è entrato anche col Brescia ci ha dato quel qualcosa in più, ma voglio dire, cioè, gli allenatori, io non guardo i grandi allenatori che sono il nostro punto di riferimento, hanno fortunatamente, se abbiamo qualche cartuccia in senso qualche giocatore che ti dia la possibilità di cambiare marcia, di cambiare passo, di mettere dentro risorse nuove. Noi non dobbiamo essere, se no siamo autolesionisti, se pensiamo che la nostra forza fino adesso è stata proprio questa, cioè la possibilità di cambiare. I cambi spesso in corsa sono stati determinanti. Non ci dimentichiamo di un giocatore che è andato via e che ora ha avuto un brutto infortunio, quando è entrato è stato sempre determinante, Mame quando è entrato è stato determinante, Manuel Turchi quando è entrato è stato determinante, quindi questa è una forza e una risorsa della squadra, dobbiamo sfruttarla. Ecco. Avete sentito mister Baroni, quindi determinanti le scelte, determinanti tutti. Su quanto detto da Baroni, Fabio, un po' ripercorso quello che avevi sintetizzato qualche minuto fa. Sì, che ci ha confermato Daniele poco fa, perché quando parli di gruppo si evince da come analizza i vari ragazzi il mister stesso, quindi che la forza sia veramente questo gruppo, ma io ripeto, è una forza che si è costruita nel corso degli anni. Chiunque è arrivato a Lanciano si è integrato alla grande. Alla perfezione. Alla grande, non lo dimentichiamo. Voglio vedere come va il sondaggio mentre ho altri messaggi, vediamo come va ragazzo, come piccolo, attacco titolare, sì, no, non so, 80% dice sì, 6,7% no, il 13,3% non so. Sono indeciso a passare dall'altra parte. Allora, bello questo messaggio. Arbitro difende arbitro, un po' di parte, siate obiettivi. Su, questa è indirizzata a te. Ragazzo, con noi tornerai in Serie A. Sì, complimenti ragazzo, sei un mito ancora. Gli arbitri non vedono i falli da rigore a nostro favore, ma vedono benissimo quelli del Palermo. Guardate il rigore che ha avuto con il Padova, lo stesso fallo con la Ternana, se non erro, che a noi non hanno dato. È vero? Lo ricordi? Non ricordo il fallo l'episodio. Poi Paghera titolare, ragazzo, anche se le partite le vogliamo vincere. Ragazzo ha ragione, bisogna avere pazienza e tranquillità. Il signor Spadano, non fate sempre le critiche, bisogna avere fiducia nel mister e nella squadra. Mi sembra che ha manifestato la fiducia sia nel mister che nella squadra, vero prof? Io mica sto qua a guardare. Io guardo con gli occhi miei, lui può guardare con i suoi e sono precisi, tant'è vero che i risultati gli danno ragione. Io vedo da parte mia, da un'altra posizione, dall'alto, vedo sempre le cose con maggiore equidistanza. E quindi le critiche non ci sono, sono le realtà. Io vedo una cosa e poi andiamo a verificare. Quante volte vediamo, come hai fatto a vedere il pal? C'era e come non c'era? Io seguo attentamente l'azione, sempre l'asso, come il cane da punta. Poi ragazzo, facci sognare, Cristian da Lanciano ancora, mi dispiace per Verona, spero che ti rifarai. Stefano, 8 anni e gran tifoso della Virtus. Saluta Stefano. Ciao Stefano. Grande. Poi nel girone di andata abbiamo esaltato Thiam, giustamente. Oggi, dopo aver visto ragazzo, non vorrei essere nei panni di mister Baroni, è veramente una scelta difficile. Forza Virtus. Però Baroni lo ha dichiarato.
non possono essere scelte tanto difficili se si sceglie il meglio a seconda dell'occasione. Quindi non sono competitor tra di loro, ma sono tutte frecce nello stesso arco all'interno di un grande spirito di gruppo in base all'avversario. Giusto Fabio? Perché poi il gruppo premia. Premia, ok? Ma attenzione, loro vedono moltissimo, molte volte, le immagini della squadra che poi affronteranno. Per cui avranno, diciamo, la possibilità di giudicare meglio l'avversario e chi opporre. Poi complimenti al ragazzo, lo vedo un grande giocatore, un saluto a tutti da Davide Di Cesare. Ciao Enrico, buonasera, Forza Lanciano, in relazione al sondaggio rispondo sì, inoltre vuol dire a Daniele che arrivare ai playoff sarà un gioco da ragazzo, ok? Poi buonasera, questo messaggio è un po' un torto a chi ha tirato la carretta fino all'arrivo dei nuovi, tutti ci daranno una mano a ben figurare in questo bel campionato. Bruno, lo stiamo dicendo, l'abbiamo detto fino a qualche istante fa. Il pagellone, chi secondo voi sarà il protagonista del pagellone di questa sera? Allora, tiriamo a indovinare, secondo te? Pagellone di questa sera come? Il pagellone di questa sera secondo te? Idem. Beh, lui ha fatto il gol, lo dico a Menta. È stato decisivo. Perché dice a Menta? No, vediamo per il pagellone, poi mi spiega perché ha detto a Menta, professore. Il pagellone. Gian Mario Comi, torinese, classe 92, 186 centimetri, piede destro, prima punta, valore di mercato 900.000 euro, giocatore interessante a caccia del rilancio, attaccante centrale che nonostante la struttura ha buona mobilità, sa fare reparto da solo, bravo a venire incontro, tenere palla, far salire la squadra, giocare spalle alla porta, buona la visione di gioco. Generoso, ci prova sempre dimostrando personalità e coraggio, insomma non ha timore di provare la gran giocata, vedi l'Eurogol in notturna col Cesena. Spiccate le qualità nel gioco aereo, ci prova sempre con alterne fortune, ma lì davanti c'è sempre, di buona tecnica di base, non ha piedi pulitissimi ma nemmeno sporchi, con la Virtus potrà ritagliarsi uno spazio decisivo, non si abbatte né si demoralizza e lotta su tutti i palloni. Gian Mario Comi, di tutto un po'. Ecco qua, rivediamo questa prodezza, di tutto un po', va bene? Di tutto un po'. Ha dimostrato in effetti di essere completo. L'ho fatto vedere tante volte questo completo. Gol. Completo. Perché ho detto perché a Menta? Ho detto a Menta perché il primo tempo, quando stava andando un po' in barca, lui è stato là a tamponare, a gridare, a rimettere sulla squadra. E nella ripresa, dopo che abbiamo preso il gol, è venuto all'avanguardia, ha portato avanti la squadra da solo, molte volte usciva palla a piedi, arrivava fino al limite dell'area di rigore, poi tornava sempre indietro a tamponare. È un uomo completo che vede sempre il gioco, questo anche per i suoi trascorsi, ha giocato pure come punta, centrocampista, andava pure al gol. E quindi lui in mezzo al campo è quello che ha avuto domenica, secondo me, le idee chiarissime. Allora, altra pausa pubblicitaria, poi vogliamo vedere qualche numero del passato di ragazzo, qualche gol, il più bello in assoluto, quello che ti ha dato più gioia, qual è stato? Col Milan. Acchio. Contro il Rosso Nero. Quello è sicuramente difficile di mentire. Contro il Rosso Nero. Di un altro paese. Di un altro paese, molto lontano. Pubblicità. Eccoci qui sempre in Rosso Nero Positivo, stavamo parlando del primo semestre di ragazzo a Verona. Mandorlini, che dici di Mandorlini? No, è un bel rapporto comunque sia, non è... Quei sei mesi, alla fine mi sono servito anche per crescere. Lo spazio era poco perché giustamente anche i compagni hanno fatto bene e sono contento per loro, quindi non c'è... Hai fatto qualche panchina oppure... No, tribuna. Tutta tribuna. Chi avevi allora? Chi c'è? Vabbè, davanti Toni, poi... Cacia, Iturbe... E tutti hanno fatto bene perché comunque sia se lo sono meritati. Quindi. Insomma, stavi soffrendo in tribuna. Sì. Di Mandorlini, Fabio, hai da raccontare qualche cosa? Addirittura no, dicevo, so che è un grande appassionato di caccia, che questa, prima dell'inizio della stagione si è trovato in Spagna con degli amici lancianesi, sì, proprio in una battuta di caccia. Quindi. Mm-hmm. E comunque sembra e non è stato schivo, impallinato no, dagli amici lancianesi. Sembra schivo, ma da quello che mi racconto... Poi è un simpaticone. È un simpaticone, una persona molto... Molto alla mano, beh, vive con estrema tensione da quello che vediamo noi in televisione, sì, sì, le partite, però poi si, un tipo molto scarica, si scarica anche con estrema tranquillità. Impallinando gli uccellini. Dobbiamo far venire qua a cacciare un po' di cinghiali.
Che mo si è aperta la caccia, non so se l'hanno già chiusa. No, mi sembra che sia chiusa, sia aperta tutto il periodo precedente al Natale, tutto l'autunno. Va bene, voglio vedere qualche gol in carriera di ragazzo. Vediamo questo gol, Daniele, sono immagini tratte da YouTube, chiaramente. Questo è stato il gol, il tuo primo gol? No, il secondo, il primo era con la Fiorentina. Questo con chi? Con Milan. Ah, questo che dicevi? Sì. Come ricordi questa vicenda? La prima partita che giocavo in casa da titolare. Poi tu da cagliaritano, tu sei proprio di Cagliari? Sì, sì. Quarto Sant'Elena, che sono 5 minuti da Cagliari. Mamma mia. Questo invece, raccontaci un po'. Ah, qui. Questo sono riuscito a superare l'avversario, però con la punta non sono riuscito a piazzarla. Quanti anni avevi qui? 17. 17 anni. Mamma mia, ecco, veramente un enfant prodige. Qui cos'è successo invece? Insomma. Una spinta. Qui. Questo è il primo gol. 17 anni. Questo è il primo gol, sì. Contro la Fiorentina, 17 anni. Beh, ti hanno assistito bene, tu. Sì. Ti sei fatto trovare pronto proprio all'interno dell'area piccola. Qui invece? L'ultima partita del campionato col Bologna. Col Bologna? Sì. Che avete fatto? Com'è andata a finire? 1-1. 1-1, quindi hai segnato un gol importante per il punto. Abbiamo chiuso bene, diciamo, la stagione. La stagione. Questo è un tiro di precisione. Qui invece? Qui in amichevole, mi salgo il campo basso di tacco. Uè, questo è stato un preziosismo. Tutti i gol, quindi, tutto dentro l'area. Sì, sì. Una cosa particolare è che qui ti vediamo giocare molto come centrale, al contrario di come ti stiamo conoscendo, vabbè. Di come ti stiamo conoscendo qui a Lanciano, col tempo, da esterno. Col tempo mi sono trovato meglio a sinistra, però ho sempre giocato in quel ruolo. Qua ti stiamo vedendo, infatti, vedi, molto... Quindi comunque a sinistra è la tua collocazione ideale. Sì. Diciamo così, qui cosa avevi fatto? No, qui mi ha toccato l'avversario da dietro. Ah, beh, no, perché, perché pensavo che avessi citato clamorosamente il pallone, cioè potevi dire prima, eliminavamo questa immagine. E va bene, questo è il tuo gol invece qui? Qui è un amichevole precampionato con l'Atalanta. Con l'Atalanta? Beh, questo è un gran bel gol. Gran bel gol contro l'Atalanta. Ecco qui. E con quale giocatore è particolare legato? Agostini, Cossu, con loro Conti, ho avuto la loro stima che per me è stata importantissima. L'allenatore migliore? Baroni, non si. Tutti, dal tutti? Primo all'ultimo. Comunque, a parte non Baroni, nel passato chi ti ha dato particolare fiducia? Allegri mi ha dato tanta fiducia. Max. 17 anni non è facile, comunque un allenatore mi metto anche nei suoi panni dare fiducia a un ragazzo di 17 anni. Pochi se ne vedono. Magari adesso un po' di più, ma prima... No. Tu sai il legame che ha l'Abruzzo con Allegri, sì, i suoi trascorsi a Pescara, insomma questo legame a doppio filo. Lo senti ancora ogni tanto Allegri? No, è da tanto che non lo sento, ma perché lui ha la sua carriera, io ce l'ho mia. Quindi... Ha avuto anche i suoi problemi. Sì, ha avuto anche i suoi problemi. Va bene, e sui gol che dice Fabio e poi il professore? Ma sono tutti quanti gol belli e interessanti. Poi avete visto che in area di rigore c'è pure lui, quindi probabilmente troveremo anche qualche calcio di rigore con... la presenza di ragazzo in aria. Però la cosa importante è quella che vi facevo notare poco fa, che secondo me lui si è spostato molto sulle fasce. A sinistra non mica molto bene, forse era meglio alla destra per me. Comunque, scherzando, faccio una battuta politica. A sinistra perché abbiamo entrambi i piedi, da quello che abbiamo visto, sia il destro che il sinistro. No, lui lavora bene con tutti e due i piedi, però poi calcia bene a più potenza con il destro, perché ho visto quando deve battere da lontano, più delle volte batte con la gamba destra, col piede destro. Però si muove bene con tutti e due i piedi. Negli spazi piccoli è ancora più insidioso. Riesce, un po' perché per la statura, un po' per la rapidità d'azione. Uno dice che lui c'ha anche la velocità breve. Secondo me ha allenato bene, manterrà il tipo, è adatto per correre 90 minuti. Qualche chiletto in meno? No, correre sì, ma poi per essere guizzante è bene che... Perché qualche chiletto in meno? Ma tu non lo sai, lui sa il peso su forma, qual è? E non si dice adesso. Come non si dice? Abbiamo la prova del peso. Ma dopo, adesso non si dice. Abbiamo la prova del peso. Non cominciamo allora, a dire qual è il peso lo pesiamo, poi l'intervista a Casarini nel frattempo così... Prenotiamo le telefonate in palio, due biglietti. Questa è una cosa che fanno sempre. Per la prossima partita interna. Allora, Marcello, non ho la penna, volevo segnare qui. Ce l'hai il prof? Ce l'hai la penna? Una, già ce l'hai portata dentro. Ce l'abbiamo, prof? L'ha portato dentro. Allora, va bene, non ruberemo al peso. Vediamo, pesati e non lo diciamo però, perché lo devono indovinare da casa. Vediamo ragazzo, mica hai mangiato a cena porcetto sardo, quello no, pesante? No, solo a pranzo. Cos'hai mangiato? A cena? Pasta e bresaola a pranzo oggi.
Quindi, e cena niente? Cena niente, non, prima non di andare in trasmissione non mangio. Niente. Mi raccomando. Allora, vediamo. Vediamo. Precisi. Precisi. Allora, l'intervista a Casarini... E voi potete cominciare a prenotarvi per il peso esatto di Daniele Ragazzu, due biglietti di tribuna centrale numerata per il prossimo confronto interno. Ammazza, quanto sei alto però? Quanto sei alto? 62. Uno... Pubblicità. Ha già dimostrato anche l'andata contro di noi che era una squadra comunque attrezzata per fare un ottimo campionato. Lo sta dimostrando fino adesso perché... Fa un gioco solido e importante, è andato anche a Terni, ha fatto un risultato importante. Di sicuro è una partita difficilissima, perché loro in casa sono fortissimi per me, ripartono, sono solidi, sono stretti, sono compatti, quindi dobbiamo andare là con la cattiveria giusta e come abbiamo sempre fatto, cercare di far punti. Poi che sia uno, che sia tre, dobbiamo far punti e poi starà il campo a vedere. È normale che sappiamo che andiamo là ed è un campo molto difficile, quindi con tutto rispetto all'avversario, noi ce la metteremo tutta però. Quota 50 non è poi così lontana? Ma no, non è lontana, speriamo di raggiungere prima possibile, poi vediamo come siamo messi e cercheremo di occuparci di altri obiettivi, ecco. Ecco Casarini, si espone leggermente anche Casarini, quota 50 tu non sei d'accordo perché qualche punto in meno e potrebbe essere salvezza. 48 già c'è una certa tranquillità. D'accordo, anche Daniele, sì. 48 potrebbe essere la quota giusta. Sì. Ma insomma, che facciamo? Sempre a piangere, siamo sempre a buttare l'acqua sul fuoco. No, ma pensiamo agli altri, perché comunque ci sono delle società amiche che vanno comunque rispettate. Vabbè, comunque 11 punti all'obiettivo. Beh, insomma, non parliamo più di salvezza. Fine mo' parliamo di playoff. Va bene. Pronto? Telemax, buonasera. In linea. Caduta la prima, vai, qui ci sono altre. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, parlo con? Sei in linea. Antonio. Sì, Vittorio, ciao. Antonio, buonasera. Antonio, ciao. Allora, quanto pesa Daniele Ragazzu? 75. No, mi dispiace, no, no, no. Va bene, vuoi chiedere qualcosa? Speriamo che si metta subito in forma per un buon campionato. Perfetto, grazie, già dimostrato di esserlo, grazie. Altra telefonata, non è 75 il peso di Daniele. Pronto Telemax? Buonasera a tutti e ben arrivato a Daniele. Grazie. Quanto pesa? Un aiuto! Mi dispiace. Allora, va bene, dico 77. No, non è un porcetto sardo. No, grazie, ciao. Ciao, grazie. Non è 75, non è 77. Altra telefonata. Pronto Telemax? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, vai. Pronto, buonasera, sono Carmine. Vai, Carmine. Io non seguite tanto il peso, comunque dico 73. No, non è 73, non è 75, non è 77. Dai, assegniamo i due biglietti di tribuna centrale. Siamo per la prossima partita. 70, siamo sempre in ordine 70 e va bene, 77 esagerato. Pronto Telemax, pronto. Pronto, ciao Enrico, buonasera, Giampiero da Lanciano. Grande Giampiero, buonasera, vai. Un saluto a Daniele innanzitutto e a tutti gli ospiti. Grazie. Allora, il peso è 70. No, ancora poco. Ancora di più. Dai che ce la facciamo. Mamma mia, centralini, senti qui le telefonate. Pronto Telemax, avanti. Sì. Buonasera, sì. Eccoci. Vai. Buonasera, eccoci. Pronto? Sì, sei in linea, vai. Sì, buonasera, sono Carlo Mario. Ciao Carlo. Ciao. 72. No, ancora di più. Vai, forza. Alla prossima. Vuoi dire qualcosa? Grazie. Vuoi dire qualcosa a Daniele? No, vai, via, era attaccato. Ancora telefonate, pronto? Sì, Telemax. Sì, siamo noi, buonasera. Per il quiz qua che state mandando. Sì, vai, indovini il peso. 73. No, è stato già detto. Ancora, dai, ci siamo vicinissimi. Ancora, dai, che assegniamo i biglietti.
Pronto Telemax? Sì, pronto. Buonasera, sei in linea, ciao. Sì. Sei? Pronto. Sei in linea, da dove chiami? Pronto. Sei in linea, sei in linea, sto parlando con te. Da dove chiami? Sì. Lanciano. Vai, come ti chiami? Nicola. Vai Nicola, quanto pesa? Quanto pesa? 74. Olè, bravo, ecco qui, guardate. Non inganniamo, abbiamo segnato. Vuoi chiedere qualcosa a Daniele? Sì, di entrare in area per qualche rigore in più. Ok, perfetto. Beh, lo prometti? Lo prometti Daniele? Prometto, prometto. Pensate se al Partemi ad Avellino ci scappa il rigore su fallo sul ragazzo, sarei costretto a venire ogni settimana. Okay? Senti, lascia i tuoi riferimenti in regia. Hai vinto due biglietti di Tribuna Centrale. Con chi andrai allo stadio? Con mio figlio. Con tuo figlio, ok, coppia rossonera allora. Grazie, arrivederci, grazie, alla prossima. Grazie, allora, ancora qualche messaggio, poi abbiamo alcune immagini. Oh, certo, 36 con la 6, 56, quasi finita, 20 minuti e spiccio di trasmissione. Dobbiamo correre, volata, sta volando la trasmissione, vero Daniele? Tutto bene? Sì. Tutto bene, benissimo. Ti trovi a tuo agio? Io? Bene, bene. Sta a posto, ci manca niente, il diario è completo. Sì, sì, allora abbiamo ancora, dobbiamo vedere alcune immagini, la cartolina d'Avellino, qualche foto di fondamentalismo frentano e altri messaggi. Allora, ragazzo sabato segna due gol, questo è un messaggio, ho detto sei scaramantico, in Sardegna siete scaramantici? In Sardegna siete scaramantici? No. Tu nemmeno? Ho visto che sei rimasto con le mani tranquillo al proprio posto. Poi un grande in bocca al lupo al grande Plasmati per una pronta guarigione, sicuramente. Cari arbitri, ma se gli arbitri sono osservati ed esaminati e professionali, Cervellera cos'è? Un arbitro in crescita o un raccomandato? Un arbitro in crescita, l'ha dimostrato anche nell'esordio, nella partita successiva a quella di Lanciano col Pescara, dove ha avuto un impegno in Serie A. Quindi comunque è un arbitro che credo quest'anno stia attento ai nostri risultati. Dipende dalla giornata, dipende da tanti e tanti fattori. E comunque la partita del Pescara ruota tutto intorno a quell'episodio. Ragazzo, fai paura, continua così. Poi buonasera, sapete a che ora gioca la primavera della Virtus sabato prossimo contro il Milan del grande Pippo Inzaghi? Grazie domenica e forza Lanciano. Mica sapete a che ora gioca? Alle 3:30 comincia regolarmente 15 la partita. 15:30. Diversamente possono fare la telefonata a Franco Di Battista, che è lui il responsabile. Molte volte anticipano un po' l'orario per la ripartenza in aereo. Poi, ragazzo, portaci in Serie A, sono una piccola tifosa, me la regali la tua maglia, ciao, forza Virtus, firmato Pia, se la merita, quindi mi raccomando, prenotata questa maglia. Buonasera a tutti, a proposito di rigori, quando non danno un rigore come quello contro la Ternana, non ce ne daranno nemmeno uno a favore. Ciao Carmine da Lanciano, sperando di non avere la prova che tu stia vedendo il giusto. Va bene, faccio vedere qualche immagine che si riferisce ad una scena particolare, ma allo scambio del martelletto. Tu che sei uno dei soci del Panatlon, del club Panatlon di Lanciano, cos'è successo in occasione di questo evento annuale o ogni due anni? Ogni due anni. Allora, che è successo? In pratica sabato 8 c'è stato il passaggio delle consegne tra il presidente uscente, che è il notaio Sorrentino, e il presidente subentrante, che qui vediamo, che è Gigi D'Alessandro, che prende in mano il club di Lanciano dopo il notaio Sorrentino. Tra l'altro una bellissima serata, ecco, tra l'altro Daniele la squadra, può riconoscere, no? Il dottor Falconio, che è uno dei soci fondatori del Panatlon Club di Lanciano. Lanciano che comunque ha avuto anche il governatore dell'area 7 del distretto, che è l'ingegner Caterina Meloni, che vediamo qui alla sinistra di Gigi D'Alessandro. Il socio Alessandro Flaminio, che viene premiato per il torneo di tennis del Panatlon Club di Lanciano, che si ripete ormai da anni, è una bellissima tradizione, ma Fiorenzo Iasci, che è antidoping,
nel calcio, impegnato, che il colui che ha vinto quest'anno, ma credo anche la passata stagione, il torneo nostro del Il Panatolo, quando sta vicino alla Virtus, quanto segue il calcio, non è passata indifferente la presenza anche di Giancarlo Micolucci, che è il tifoso più con più chilometri in rossone. Iaccio, professor, questo io purtroppo, i miei ricordi non corrono così lontano, sicuramente. La memoria storica è lei, professore. Sono stato in mezzo anche al Panatolo con Barre Lorenzi, è stato un panatleta. E l'abbiamo fondato noi insieme, poi siamo stati un po' di anni, poi come tutte le cose mi è sbollita la voglia, ma sono tante, lasciato in buone mani. Sono tante le iniziative che il Panatolo organizza nel territorio, veramente tante. A promuovere, mi piace ricordarne una, non perché fossi io il presidente quell'anno, ma la mostra che abbiamo fatto su Rocky Marciano al Palazzo degli Studi, quando venne Nino Benvenuti qui a Lanciano, una bellissima giornata, una bellissima cerimonia, ma questa ne è una, ma ce ne sono veramente tante, tante. Allora dobbiamo fare gli auguri al neo presidente D'Alessandro, che alla fine del suo discorso ha detto: meno giacca e cravatta e più scarpe da tennis, quindi vi toccherà, vabbè, non è il tuo caso, sei abituato tu a sudare. Stasera vengo già da prepartita. Calcio, calcetto? No, tennis. Abbiamo dovuto... hanno fatto il torneo, sei stato battuto, sta preparando per l'anno prossimo. Per l'anno prossimo. No, ci prepariamo per il Palio, perché adesso al Circolo Tennis di Lanciano, come sai tutti quanti, c'è il Palio, che è un torneo, una tradizione ormai. Sai che il Circolo Tennis di Lanciano è in Serie A, Daniele? Che gran bella tradizione, eh? Non sapevo. Imparerai a scoprirla questa città. Oltre il calcio, qual è il tuo sport, oltre il calcio, insomma, quello che prediligi? Vedere o anche praticare? E tanto gioco a ping pong. Ah, ping pong. Io ero una buona racchetta. E poi? Biliardo? Quindi ti piacciono le palline, insomma. Senti, per quanto riguarda il mare, tu che sei sardo, che amore hai per il mare? Ah, la mia vita. E la tua vita. Sei venuto qui lungo la costa dei Trabocchi? Non ancora. Te lo porteremo. Dovrai... C'è tempo, un po' di belle giornate. C'è tempo, ma volevo dire, recuperare in fretta. Volevo dire una cosa a proposito di tennis. Sì. Che il segretario del Circolo Tennis di Lanciano è uno dei giocatori che per la prima volta abbiamo mandato in una squadra di Serie A. De Rentis, molto bravo. Adesso gli dobbiamo mandare ogni anno l'abbonamento, perché saranno 15 anni che non viene più a vedere una partita. È vero, vero, vero. È impegnato a tempo pieno col Circolo Tennis. Io non lo vedevo più un giorno, sono andato all'altro, che stai a fare qua? Io ho detto, professor, ma vieni a rivedere la partita, o ti mando l'abbonamento. Ci dobbiamo mettere da... Visto che parliamo di Circolo Tennis, mi sembra doveroso ricordare il presidente, il dottor Giancarlo Stanici. Giancarlo Stanici. E il direttore della scuola tennis, Lello Di Loreto, che tanti risultati stanno dando veramente a Lanciano. Più volte nelle nostre pagine sportive abbiamo ricordato tutti questi grandi protagonisti di un altro mezzo miracolo. Allora, dobbiamo correre un quarto d'ora alla fine per vedere la cartolina da Avellino tra storia calcistica e le bellezze da poter scoprire ad Avellino in marcia, un nutrito gruppo di tifosi, e poi presentiamo la sfida del Partemi, abbiamo anche qualche foto particolare. Allora, pubblicità, l'ultima fascia. Ecco qui. Ebbene, noi rientriamo in studio, ultima parte di trasmissione, ancora tre messaggi. Ragazzo, mangia le pallotte, cacio ova lancianese, vedrai quanti gol farai. È una pietanza tipica, poi con un attacco così ci temono tutti. Forza Virtus, il primo arbitro che ci darà un rigore diventerà famoso. Questi messaggi che ci arrivano da casa... Guarda, c'è Gianfranco Semproni, lo vedi? Questa è la foto, lui è sardo come te, da tanti anni vive in Abruzzo, mangia pane e calcio ed è un caro amico di Telemax. Buonasera Gianfranco. Buonasera a tutti gli ospiti. Buonasera. E buonasera a questo centravanti, che ho sempre seguito questo meraviglioso centravanti. Buonasera professore, buonasera a tutti. Ragazzi, io l'ho seguito... Volevo solamente chiedere, in punta di piedi, entro nella trasmissione, perché la trasmissione del Lanciano, io ho sempre avuto un grande desiderio di andare a vedere il settore giovanile del Cagliari, del signor Cellino, e volevo sapere da lui come riesce, cioè quali sono le qualità che riesce questa società di calcio a cacciare tanti giocatori. Se mi metto a dire i nomi, ci spicciamo dopo domani, cioè, qual è la bontà di questo settore giovanile che caccia? Ecco, c'è Mancoso, l'ultimo adesso Mancoso, che è del Cagliari, è pure un sardo che fa gol a grappoli. Ecco,
Qual è la priorità, le capacità, l'ambiente, la ricerca dei giovani? Ecco, questo io volevo venire a vedere il settore giovanile del CAR per capire come, però purtroppo non ho avuto mai questa fortuna. Ah, io sono di Anela, provincia di Sassari, della Barbagia, quindi di fronte ad Orgoloso, e sono, come hai detto tu prima, fiero della mia terra, fierissimo, non solo fiero. Grazie, scusate. Ciao Gianfranco, grazie. Grazie Gianfranco Semproni, ti lasciamo rispondere. Allora, qual è il segreto? Ah, no, il Cagliari ha sempre avuto un vivaio importante, a prescindere anche dai giovani, che la società ci tiene. Ha lanciato tanti giovani, Veracchi, Vigorito, che ora sono in C1. Qualcuno ora mancoso in Serie B, anche se non è passato dalle tre file del Cagliari. Quindi loro ci tenevano i giovani, ci tengono tuttora e danno la possibilità di esprimere il loro valore. Va benissimo, vediamo qualche foto da fondamentalismo frentano, vediamo cosa ci arriva dagli amici del web. Guardate, Calciacomi, è bellissimo, questo è uno stemma che abbiamo assaporato sin da quando eravamo piccoli, le figurine panini, si incastra perfettamente, il viso di Comi si incastra perfettamente con gesto atletico, sembra proprio lui, a questo punto perché cambiare se vogliamo le figurine con questa effigie. Poi tanti auguri, una torta tutta rossonera con i protagonisti della Virtus Lanciano e poi, aio dillo tu, Aio, ragazzo firmato. Ah, non so se c'è qualche altra foto. Vediamo, ha nominato, questa è dedicata al professor Spadano, nominato Amenta come migliore in campo. Amenta, per chi non si accontenta. Va bene? Che trasferta sarà quella di Avellino? Ecco qua, per qualche punto in più, non per qualche dollaro in più, ma per qualche Carlo punto Mammarella. In più. Carlo Mammarella, che anche oggi si è allenato a parte, ma ci sarà secondo te, riuscirà a recuperare? Come lo stai vedendo? Non lo so, oggi ha fatto allenamento a parte, quindi non ho avuto la possibilità di vedere se o di sentire lui per sapere se poteva. Però l'occhio da tigre lo hai visto, no? Sì, quello sì. No, ma c'è anche Nunzella, che è un nuovo acquisto, che è un giocatore importante. Trasferta difficile? Sicuramente una trasferta difficile, ma una partita da giocare, perché ci troviamo di fronte a una squadra che comunque non disdegna il buon calcio, gioca, due tecnici molto giovani. Per cui sicuramente vedremo una bella partita con un risultato, secondo me, aperto a qualsiasi tipo di risultato. Un Lanciano che si può sicuramente giocare la partita. Non facciamoci prendere, secondo me, dalla tensione che può scaturire dal fatto che si va a giocare su un campo che per tradizione è notoriamente caldo, ma come diceva prima il professore, comunque il grande tifo di una volta del Partenio credo che sia scemato. Sì. Professore, qualche parentesi al Partenio, mai successo niente nelle sue No, ho avuto a che fare con un presidente trasferte, no? Una volta col abbiamo preso e dato giocatori all'Avellino noi, quindi siamo stati sempre in buoni rapporti e poi tutto sto calore tipico del Meridione, fanno molto fracasso lassù, però negli ultimi 10 anni non mi pare che siano successi episodi. Lei ad Andria ha avuto qualche problema? Una volta sì, mi hanno buttato addosso una cabina telefonica. L'hanno scomposta. Un telefono o una cabina telefonica? È no, pesante. No, l'hanno rotta. L'hanno ve l'hanno buttata addosso. Bene, non ho potuto più telefonare. Sono dovuto andare in un bar. Ho capito. Ma è bello questo, la cabina telefonica addosso mi fa specie. Il presidente aveva chiesto il telefono. Quindi. Ah, ho capito. E poi, anzi, un gettone. Aveva chiesto un gettone. È arrivato. Sì, lo sanno tutti. In partenza si chiamava la redazione e poi mi richiamavano. Quindi stavo là, quello hanno sentito la partita. Abbiamo fatto una gara di recupero con il Bitondo e abbiamo vinto. Il Bitondo aveva il campo squalificato, quindi stava il campo ad Andria, abbiamo giocato. E quindi i Bitondini non ci stavano. E quindi è arrivata la cabina telefonica dietro la schiena del prof. Ma pure domeniche, le altre domeniche, quando i cronisti stanno lassù e parlano al telefono e raccontano quello che vedono, a molti tifosi dà fastidio, per cui là avanti, sopra, bisognerebbe mettere un vetro, doppio vetro, in modo tale che quelli possono fare regolarmente il loro lavoro e gli altri sotto non sentono, stanno tutti calmi. Tutti calmi. Allora, un po' di storia, vediamo Avellino, la città, ma anche la storia calcistica, 10 anni di fila in Serie A, negli anni 80, ricorderete, con grandi campioni tra altre cose. Sì. La nostra cartolina.
Avellino, poco meno di 60.000 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Campania, situato nella parte più pianeggiante della cosiddetta conca avellinese, il centro è circondato dal maestoso massiccio del Partenio. I dintorni del centro urbano sono rigogliosi di vegetazione. Prevale la coltura della nocciola, la pregiata nocciola avellana. Clima temperato dall'inverno fresco e piovoso, l'aria è secca e sono pressoché assenti nebbie e foschie. Fu importante centro preromano, presumibilmente di origine etrusco-campana e di lingua osca, risalente almeno al IV secolo. Fu conquistata dai Romani nel 293 a.C., che la sottrassero al dominio dei Sanniti nella sanguinosa battaglia di Aquilonia durante le guerre sannitiche. La città romana ha avuto un importante sviluppo in età augustea grazie alla realizzazione del grande acquedotto che dalle sorgenti di Serino arrivava a Bacoli, dove era situato il grande serbatoio destinato all'approvvigionamento della flotta romana. Città interessante, ricca di storia, bombardata il 14 settembre del 1943, perse la vita un avellinese su otto, semidistrutta il 23 novembre del 1980, quando il sisma magnitudo 6.9 devastò il territorio della Campania centrale e della Basilicata centro-settentrionale. Parecchi comuni della provincia furono colpiti e in particolare il comune di Avellino contò decine di morti e notevoli danni. Città fiera che vanta a livello calcistico 10 anni di fila in Serie A dal maggio del 1978. Un'era che da un punto di vista sportivo darà tanto alla città e alla sconosciuta provincia meridionale. Il commendatore Antonio Sibilla e l'imprenditore Arcangelo Iapicca i protagonisti. Negli anni dell'A si alternano momenti di entusiasmo a soffertissime salvezze. L'ottavo posto nel 1987 resterà il miglior piazzamento di sempre. Nel decennio i lupi bianco-verdi comunque si toglieranno notevoli soddisfazioni battendo squadre del calibro di Juventus, Inter, Milan. Momento difficile nella stagione 80-81 in seguito alla penalizzazione di 5 punti a causa del calcio scommesse e al tragico evento del terremoto. Durante questi anni transitano per Avellino futuri campioni e giocatori già affermati come gli irpini Pasquale Casale, primo avellinese a debuttare in Serie A, e Fernando De Napoli, poi Stefano Tacconi, Andrea Carnevale, Beniamino Vignola, Geronimo Barbadiglio, Ramon Diaz, Juari, José Dirceu, Walter Schachner, Franco Colomba e allenatori come Vinicio, Eugenio Bersellini, Rino Marchesi, Ottavio Bianchi, poi il declino e mai più la massima serie. Per i tifosi rossoneri al seguito da assaggiare i fusilli all'avellinese e la bombarda, dolce a forma di spicchio di frutta di pan di Spagna rosa con nocciole e ricotta. Da bere il famoso fiano di Avellino. Da riportare a casa, possibilmente, i tre punti. Bene, ringraziamo Marcello Paolucci, sempre abile nel montaggio. Piaciuta la nostra cartolina? Sì. Che se hai avuto un ultimo consiglio cosa devi riportare, non è che riporterai tre bottiglie di fiano di Avellino? No, il vino no, il vino ce l'ho già. Il vino ce l'hai già. Va bene. Professore, che trasferta è? Normale, trasferta normale in cui il Lanciano potrà fare il risultato. Niente preoccupazione di sorta, il pubblico è accogliente e caldo come noi. Se tu pensi a fare il tifo per la tua squadra e non dai fastidio, torni a casa tranquillamente. Sicuro, prof? Certo. Va bene. Daniele, invece, come si anima questa, ormai questo conto alla rovescia? Ma ti dico, secondo me è tosta come partita, perché anche il loro stadio, la gente, è calorosa rispetto anche ai giocatori, quindi è una partita difficile dove sicuramente noi daremo il massimo dell'impegno per cercare di portare a casa almeno 3 punti o un punto che ora come ora è tutto fondamentale. Va bene, vogliamo sentire cosa dice il centrocampista Angiuli, come presenta la partita. Ultimo servizio della lunga serie di questa sera. Come presenta la partita la sponda dei lupi irpini? Noi come ogni volta quando si gioca in casa cerchiamo, grazie anche all'apporto del pubblico, di tirare fuori il meglio di noi, di dare il massimo. Affrontiamo una squadra che tanto quanto noi è una sorpresa,
però siamo partite entrambe l'inizio anno con l'obiettivo della salvezza, quindi il fatto di volerci tenere dietro il Lanciano è solo perché è una concorrente diretta per la salvezza, non certo perché pensiamo di essere meglio di loro in chiave playoff. Quindi noi cerchiamo di fare più punti per la chiave salvezza, e sappiamo che in casa ci può venire più facile grazie alla spinta del pubblico. E va bene, queste dichiarazioni, ma identiche a quelle rossonere. Vediamo il prossimo turno, cosa prevede. Si giocherà sabato prossimo, fischio d'inizio ore 15, si mobilita la tifoseria, ci sono posti, prenotatevi presso i club organizzati dall'ANCSA, la tabaccheria di Danilo, di Liberto, i veterani, insomma tutti organizzano pullman. Avellino Virtus Lanciano, Brescia Ternana, Cesena Palermo, Empoli Carpi, Latina Cittadella, Modena Bari, Padova Novara, Pescara Varese. Si giocherà sabato alle 18, Regina Trapani, Siena Juve Stabia e Spezia Crotone. Professore, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Cosa vogliamo chiedere a Daniele Ragazzu? Ha qualche curiosità oppure qualcosa da dirgli? Non voglio dire niente, voglio dirgli di andare tranquillamente e serenamente sul campo avellinese, di fare quello che ha fatto sabato scorso, e quindi farà bene e sicuramente avrà gli applausi pure degli avversari. La partita della primavera con il Milan è stata rinviata da destinarsi per l'impegno del Milan nel torneo di Viareggio. Grazie Franco. Poi si parla tanto di rigori, se lo danno o no. Nel caso lo danno, qualcuno ci può dire chi diavolo è il nostro rigorista? Io. Ok, Ragazzu. Non mi aspettavo che Daniele era così su di peso. Per entrare in forma ci vorrà un bel po' di tempo. È chiaramente ironica questa battuta. Poi sono un papà di una ragazza di 16 anni che da tempo mi chiede che vorrebbe fare scuola d'arbitro, e visto che lì da voi c'è un responsabile, se è possibile avere indicazioni. Una ragazza di 16 anni che vorrebbe diventare arbitro. Sicuramente ben accetta, intenzione, ne abbiamo già diverse di ragazze, si stanno togliendo tante belle soddisfazioni. Credo che l'ultimo corso sia stato completato poco tempo fa, infatti ci sono stati nuovi immessi. La sezione comunque è in via Brescia numero 2, per essere estremamente chiari, zona ospedale, via Milano, la prima sulla destra. Tenete presente che abbiamo 210 arbitri oggi a Lanciano, quindi un movimento interessante. Benvengano altre presenze. Vediamo l'ultimo, il sondaggio, perché ci sono i complimenti al nostro sondaggio. Il nostro amico dice che potrebbe essere un ottimo attacco titolare. Ecco qui, 82,4% vota per Ragazzu, Comi è piccolo, il 5,9% no, l'11 è rotti per non so. Ma Ragazzu, hai 90 minuti nelle gambe, comunque una squadra sempre più bella da vedere, complimenti a tutti, firmato Riccardo. Hai 90 minuti nelle gambe? Ora come ora sì, me li sento. Te li senti? Seduto. No, sinceramente non è ancora i 90 minuti, però è quello, alla fine te li fai giocando, quindi spero di giocare per poter riprendere i minuti sulle gambe. Questa è la telecamera che dice al popolo rossonero che già ti vuole tanto bene. Grazie di tutto. Aio. Daniele Ragazzu, Fabio Lombardi, Vittorio Spadano, grazie a Marcello Paolucci, grazie a Tommaso e Ivana D'Alonso, grazie a Paola D'Alonso. E allora, questo è Rossonero Positivo, trasmissione ufficiale Virtus. Ricordiamo venerdì a Musoduro con Gianfranco Semproni e Sergio Mancini. Sabato saremo in diretta dalle 15.45 fino alle 18 per seguire la partita del Lanciano, e poi alle 20.30 per la disamina totale della Serie B. Ci portiamo il panino da casa. Non è un problema, sempre al vostro servizio. Grazie, alla prossima! Going.